Palazzone dello Sport di San Siro, mancano 26 secondi al termine dell'incontro Grimaldi-Billi. La Grimaldi è in testa di un punto, ma c'è Marietta in lunetta, ha finora realizzato 2 su 2 nei tiri liberi, adesso 3 su 3 con 15 punti finora al suo attivo. La Grimaldi ha chiuso in testa anche il primo tempo con 3 lunghette di vantaggio, poi non ha più consentito al Billi di superarla. L'avversario ancora Marietta, 16 punti per lui, 4 su 4 nei tiri liberi. Ecco D'Antoni, vediamo quest'ultima azione determinante per il Billi. Tira Cerioni che è in cattiva serata, ha sbagliato, ha preso il rimbalzo la formazione torinese. Questo fallo ai danni di Brumatti ci consente di vedere in primo piano il trionfatore della serata, Pino Brumatti, 34 punti all'attivo con un solo errore su 9 tiri liberi eseguiti, 6 su 8 da fuori, 7 su 11 da sotto. E pensate, lui che certamente non è un rimbalzista, ha preso 8 rimbalzi, cioè appena uno soltanto meno del miglior rimbalzista del Billi. Proprio sui rimbalzi si è decisa la partita, si è decisa anche sui tiri liberi. Per inciso, la formazione torinese ne ha tirati 20 più della squadra milanese. È andato ancora a segno Pino Brumatti. La Grimaldi ha avuto un eccellente Williams, ha segnato 21 punti Williams con 9 su 11 nei tiri liberi e 6 su 8 da sotto più 10 rimbalzi. Questi uomini hanno costruito il successo della formazione torinese che adesso ha virtualmente vinto l'incontro. Questo è il tiro della disperazione di D'Antoni, 20 punti per D'Antoni, mentre c'è ancora un fallo ai danni della Grimaldi, 20 punti di D'Antoni, vi dicevo, 18 di Dino Boselli, 18 anche di Ferracini. Non hanno salvato il Billi da questa prima sconfitta casalinga nella prima partita dell'anno nuovo. È in lunetta Wansley, Wansley ha segnato finora 8 punti, però ha aiutato bene sui rimbalzi, ne ha presi 7, dalla lunetta non è stato preciso, ma ormai la partita è terminata, il Billi non è riuscito a contenere la Grimaldi, ha avuto in difficoltà per i falli alcuni dei suoi uomini migliori fin dal primo tempo. Per come si è svolta la partita, la Grimaldi ha meritatamente conquistato questo successo. Ecco Wansley ancora, mancano pochissimi secondi, praticamente l'incontro è già finito, hanno arbitrato i signori Teofili e Pinto di Roma. La Grimaldi, dopo questo tiro libero di Wansley, ha praticamente vinto a San Siro 89 a 83. Ultimissime battute, ancora un primo piano di Brumatti, sarà suo anche l'ultimo tiro che non conta più nulla della partita. Ripeto, Brumatti ha condotto la Grimaldi alla vittoria contro la sua ex squadra.